Ciao a tutti, benvenuti. In questo breve video rispondo a Chiara, che saluto. Ciao Chiara, la quale mi ha scritto privatamente chiedendomi se posso fare un breve video riguardo alla risonanza e anche a come ottenere una voce un po' più timbrata, poiché il suo problema quando canta è quello che la sua voce va indietro, tende ad essere molto leggera, lei mi riporta, molto ariosa, fa fatica proprio a timbrare la voce. Ovviamente questo è un video informativo per rispondere ai vostri quesiti e soprattutto un video molto breve. Questi argomenti richiedono una trattazione certamente più articolata e inserita, ripeto, sempre in un contesto di complessità perché la tecnica vocale, quando si studia, è fatta da tanti elementi che vanno coordinati. Fatta questa premessa, che comunque è importante fare. Allora, parliamo della risonanza. Per essere molto brevi, una volta che noi abbiamo inspirato, quindi preso aria, la nostra aria esce ed è sostenuta, come sappiamo, dagli addominali che guidano il nostro fiato, in particolar modo dal plesso solare e dall'epigastrio. La nostra aria sale e cosa succede? Arriva, diciamo, ad un piano superiore che è quello delle corde vocali, dove avviene della laringe, delle corde vocali, dove avviene effettivamente la produzione di questo suono indistinto, chiamiamolo così per essere pratici, che poi, oltrepassato la glottide, quindi le corde vocali e la laringe, sale e arriva alle cavità di risonanza superiori. Cosa significa? In poche parole, l'aria sale e in questa zona della testa, del cranio, del volto, del massiccio facciale, grazie ai meccanismi di risonanza e di consonanza, si arricchisce e diventa suono, anche grazie all'articolazione attraverso la lingua, i denti, il palato molle, ad esempio le labbra. Quindi abbiamo la parola, che è una qualità proprio dell'essere umano. Allora, per essere più chiari possibili, una volta che l'aria sale, quali sono le strutture fondamentalmente che vanno ad arricchire il suono e sono responsabili della risonanza? Innanzitutto la gola, quindi il faringe, che è tutto questo canale che noi abbiamo dietro. Il faringe può essere il faringe basso, medio e il rinofaringe, quello appunto superiore. E le cavità nasali e tutte quelle cavità che noi abbiamo sopra al palato, come i seni frontali, i seni paranasali, l'etmoidale e così via. Sono fenomeni alcuni di risonanza ed altri di consonanza. Anche la posizione del nostro cavo orale va a influire sul tipo e sulla qualità di risonanza che noi abbiamo. Stessa cosa per quanto riguarda la posizione delle labbra. Se io ho delle labbra a sorriso e un palato tendenzialmente piatto, il suono sarà più chiaro, diciamo. Se io ho invece un cavo orale più ampio e più alto, anche come palato, e la gola più aperta, diciamo, le labbra un pochino più sporte, allora il suono sarà tendenzialmente più corposo, più, tra virgolette, passatemi il termine, scuro, più timbrato, più arrotondato soprattutto. Dunque, fatta questa premessa riguardo alla risonanza, spero, Chiara, questo aspetto sia chiaro. Quindi inspiriamo, espiriamo, la nostra aria sale, arriva alla laringe, dove si ha un suono primario, diciamo, sale e in queste strutture appunto si arricchisce. In base a come noi predisponiamo queste strutture, il famoso vocal tract, allora otteniamo dei timbri che sono diversi. Questa è un pochino la risonanza. Quindi fondamentalmente mi sono segnato alcuni punti. Gli aspetti principali sono, per quel che riguarda la risonanza, la gola, la cavità orale, il faringe e il rinofaringe, e quindi tutta la parte poi superiore, anche come ho detto, del
rispetto al palato, quindi tutte le strutture sopra al palato. Chiara mi chiede inoltre come è possibile aprire morbidamente la gola. Se noi vogliamo ottenere una voce morbida e correttamente impostata, una delle difficoltà è quella di togliere la tensione dalla laringe, cantare schiacciato. Come si può ottenere? Una strategia tra le tante potrebbe essere quella di rievocare un gesto molto semplice, come ad esempio l'alitare, l'appannare il vetro, lo scaldarsi le mani. Quello che posso consigliarti è di sperimentare questo, che è una cosa che faccio provare spesso agli allievi per capire e sentire soprattutto questo aspetto di gola libera e ampia, quella di produrre una H, fare uscire un po' di aria con questa H ideale, aria calda, appunto come se scaldaste le mani o appannaste un vetro. Fatelo come se lo faceste di nascosto in questo modo. Potete provare a mimare anche il gesto. Sentite una grande libertà qui alla laringe, alla faringe che si dilata, quindi posteriormente sentite questa dilatazione che non è creata muscolarmente o con tensione, ma appunto un abbandonarsi nel canto è fondamentale questo. Un rilassamento, un abbandonarsi. E potete sentire anche come il cavo orale si rilassa all'interno, si amplia, diciamo, morbidamente, si modella morbidamente. Ora, in questa forma, in questa apertura morbida del cavo orale, della laringe rilassata, potete poi iniziare a cantare, ad esempio, una M. Rievocate internamente questo senso di aria calda, proprio di alitare, di appannare un vetro, di scaldarvi le mani. Fate uscire un po' di H, diciamo, prima, e tenete questa dilatazione morbida interna, come se aveste del cibo caldo in bocca, ad esempio. Oppure alcuni autori suggeriscono di pensare una patata bollente, ma state attenti a non costringere la muscolatura, lasciatela molto morbida, come se sbadigliaste o foste assonnati, però non fate uno sbadiglio indietro, pensatelo che apre le cavità morbidamente, veramente con grande elasticità, con questo senso di calore. Il fatto dello sbadiglio rilassa proprio. E portate questo sbadiglio avanti. Con questo senso di apertura potete poi cantare anche le vocali. Attenzione al gesto, già all'inizio. Morbidamente, quando io formo le vocali all'interno, il cavo orale resta dilatato, si modella proprio morbidamente, porta avanti la mia voce. Pensate sempre a questa ampiezza morbida e la voce che va sempre avanti, mi raccomando, non indietro. Questo è un aspetto molto importante. Sono già 8 minuti, cercherò di essere breve anche per quanto riguarda la voce timbrata. Allora, ci sono alcune strategie che posso suggerirti, mi raccomando, come sempre non assolutizzatele. Per quel che riguarda ad esempio le labbra, ci sono alcuni autori che suggeriscono di sporgere lievemente il labbro superiore, come per avvicinarlo, diciamo, al naso. L'importante è che lo scostiate dai denti, è come se rigiraste un pochino il labbro superiore verso il naso, e questo aiuta a sentire la voce un pochino più timbrata. Quindi potete pensare di arricciare un pochino le labbra. Questo vi aiuta
aiuta proprio a canalizzare il vostro suono, a sentire come le labbra proprio formano il suono. Mantenete una sorta di labbra un po' turgide e non lasciatele morbidi. Quindi alcuni trattatisti suggeriscono proprio questo, non cantare con le labbra stirate oppure slargando la bocca indietro, ma appunto invece conducendo come un timone, diciamo, attraverso le labbra il vostro suono avanti. Mi raccomando, le labbra danno la forma, ma il suono pensatelo sempre alto. Io suggerisco, vi ripeto, di pensarlo idealmente in questo punto, ad esempio utilizzando la sillaba HM. Anche quando dite la M, ad esempio, potete pensare con le labbra chiuse di arricciare un pochino le labbra, tenetele comunque molto toniche. E così via. Sono stato un po' più prolisso del solito, spero di aver risposto un po' alla tua domanda, Chiara, e di avervi dato delle informazioni utili. Vi mando un saluto, se avete delle domande scrivetemi, vi rispondo sempre molto volentieri. Ciao!